Buongiorno ragazzi, con questo bellissimo sole in faccia, oggi sono Movie Maker, mi accingo a recensire l'episodio 2 e 3 della stagione 5 di Black Mirror, stagione di Netflix. Allora, il primo è Smithereens. Smithereens mi è piaciuto, devo ammettere che mi è piaciuto un po' meno del primo episodio, l'ho trovato più intenso per l'episodio. Questo qui è un crescendo, cresce e aumenta di bellezza poi verso la parte finale, che è veramente intensa. Mi ha ricordato sotto alcuni aspetti un po' Sette Anime, non portate agli estremi come Sette Anime, ma comunque diciamo la motivazione che spinge tutto questo, il monito che vuole lanciare l'episodio. Senza stare a fare spoiler, senza che io rovinerei il nuovo episodio, praticamente questo episodio ci fa capire quanto a volte la tecnologia ci possa far sembrare cose importanti, cose superficiali, magari importanti, distraendoci al punto da poter rovinare con le nostre azioni di un secondo, di una minchiata, diciamo, rovinare anche tutta un'esistenza di una persona, di una coppia in generale, è tutto. E comunque è stato ben rappresentato. E mi è piaciuto il crescendo di questo episodio, la difficoltà di ripartire, la difficoltà di non riuscirsi a levarsi di dosso questa cosa, il voler cercare a tutti i modi una via d'uscita e tutto, anche se in realtà non ce n'è una, in realtà una vera e propria. E questo Smithereens è una specie di Facebook, una specie di Instagram, diciamo, del futuro, dove tutti sono connessi, dove tutti partecipano in ogni momento, siamo sempre sommersi da notifiche, condivisioni, foto, cose, e questo porterà a delle conseguenze. Va bene, e questo è Smithereens, comunque un bel episodio, non arriverai del primo, Thinking Vipers, ma un bel episodio. L'altro episodio, in questo episodio ovviamente grandissimo, Topher Grace, mi è piaciuto tantissimo. Invece nel terzo episodio, il 5X03, che è Rachel, Jack and Ashley 2, praticamente qui vediamo una Miley Cyrus, che praticamente è una cantante sulla cresta dell'onda, idolo delle folle, idolo di un certo target di pubblico, e questa ragazza è gestita dalla zia, che dopo la morte dei genitori della nostra Ashley, ha preso insomma le redini, si è presa in mano la nipote, seguendola nella sua evoluzione, nel suo successo, accompagnandola, stando di vicino, eccetera. E praticamente la storia non vede lei come protagonista, la protagonista è una ragazza un po' introversa che ha come idolo questa Ashley O. Lei fa fatica a interagirsi con le persone, ma si sente se stessa quando sente questa ragazza che per lei è un idolo e tutto. Poi comunque non ha più la madre, ha un padre che comunque tra il lavoro e tutto non riesce magari a seguirla come dovrebbe, una sorella che è più grande che vorrebbe fargli capire quanto sono superficiali le cose che segue lei, ma non riesce, insomma c'è tutta questa storia che va intorno a questo. Poi vabbè, qui diciamo la tecnologia entra in ballo col discorso che c'è questo gadget che viene lanciato in commercio, questa bambolina che insomma riprende le fattezze della cantante e può interagire con te, darti dei consigli sul vestito, è una specie di una versione evoluta del Tamagotchi, molto evoluta, no? E poi questa storia qua cambierà dei risvolti che vedranno inserirsi come protagonista anche la nostra Miley Cyrus, che lei praticamente, poi vedrete, è prigioniera del suo successo,
si sente prigioniera di questo personaggio, di questo successo che lei è stufa di intraprendere. La zia avrà altre motivazioni che la porteranno a fare altre cose, non vi voglio spoilerare la storia, comunque ruota intorno a questo. Ed è molto ben fatta questa cosa qua, e secondo me Miley Cyrus si è riconosciuta in questo, perché è praticamente un po' come quando era lei è diventata famosa grazie ad Hannah Montana, che la Disney l'ha portata a successo con Hannah Montana. Però secondo me questo personaggio qua poi la limitava, nel senso, infatti poi lei è diventata quello che è diventato e forse ha ottenuto il suo vero successo dopo l'Hannah Montana, quando ha cominciato a fare, penso e spero per lei, le canzoni che voleva, anche se poi bisogna vedere, perché non è detto cosa c'è dietro veramente a queste industrie, a questi marchi, a queste cose, non si sa fino in fondo. Sono sicuro che ci sia molto riconosciuta lei in questo, non so se l'hanno fatta apposta, se hanno scelto lei proprio le analogie che ha nella sua vita di, come cantante, eccetera eccetera. Comunque, tirando le somme, anche questo è un bel episodio, è un po' più leggero sotto alcuni aspetti rispetto ai primi due, perché dei tre episodi, secondo me, è quello che comunque è meno drammatico, perché poi soprattutto verso il finale prende risvolte un po' più sul anche della commedia, nel senso tutto viene rappresentato meno sul drammatico, ma più anche sul una piccola chiave comica. Diciamo che lei nel suo personaggio ci sta bene tutto, mi è piaciuta anche l'attrice che fa la zia, e comunque anche le due sorelle ci stanno bene, l'ho già vista, credo che la ragazza, la bionda, sia in Spider-Man, qualche compagna del nostro Tom Holland. E niente, comunque, tirando le somme definitive di questa stagione 5 di Black Mirror, perché purtroppo è già finita, sono solo 3 episodi, anche se sono episodi lunghi, tutti e 3 più di un'ora, è già finita. Mi sono piaciuti tutti e 3 gli episodi, ma secondo me non puoi fare una stagione di 3 episodi. Cioè, io non mi ricordo se negli altri almeno 4 sono sempre stati, se non mi sbaglio. Anche perché Black Mirror era una serie TV che i primi 2 stagioni l'ho iniziata a seguire su Sky, perché inizialmente Sky aveva preso i diritti, poi uscendo dalla piattaforma Netflix sono ritornati tutti alla base. Quindi una stagione che non riesco a considerare del tutto sufficiente, nonostante i 3 episodi siano belli e si vede che comunque abbiano speso per farli, perché secondo me una stagione non può avere solo 3 episodi. Quello che aveva un po' deluso su Black Mirror. Allora a quel punto era meglio aspettare magari un anno in più e fare 6 episodi, 4 episodi, 8 episodi, non lo so. Ora non mi ricordo le altre stagioni quanti ne avevano, ma di sicuro ne avevano di più. Vabbè, comunque, Black Mirror la considero sempre una grandissima serie TV. Mi piace tantissimo come affronta il discorso tecnologia, come ci fa vedere quanto la tecnologia possa aiutare, possa integrarsi con l'uomo, ma quanto anche bisogna stare attenti ad usarla in modo intelligente. E quindi ve la consiglio come stagione Black Mirror, sicuramente ai fan delle stagioni precedenti di guardarla, perché è veramente bella, però pochi episodi, ci volevano più episodi, è questo che volevo dire, avrei voluto vedere qualche episodio in più. Comunque niente, va bene ragazzi, dopo questi miei, diciamo, piccoli commenti su questi 2 episodi, li ho fatti assieme perché comunque non mi hanno colpito come il primo, quindi ho deciso di fare un video con il 2 e il 3 assieme. Guardatela, preparatevi, perché tra poco arriverà la seconda recensione della Shaq Movie Week, che mi dispiace ragazzi che stia andando a rilento, doveva essere un film al giorno tutti in una settimana, ma probabilmente durerà almeno 2 settimane, perché per motivi, diciamo, tecnici non sono riuscito a vederne uno al giorno. Comunque ora sta arrivando la recensione di Sharknado, il secondo film della lista, poi ne mancheranno ancora 3 e ci sarà quello unboxing di quell'oggetto che ho annunciato, che non sapete cosa sarà, ma che riguarda sempre questa Shark Week. Va bene ragazzi,
ci vediamo alla prossima recensione, o alla prossima reaction, o alla prossima, insomma, capatina che farò qua in questo schermo. Vi saluto e alla prossima, ragazzi. Ciao.